portarlo giù. Giuseppe! Peppino! Giuseppe! Il stesso modo! Peppino! Oppi! Che sto! Faccio il mio fatto da grado! Se posso sapere che sta! Che mi fa sguagliare, fa! E come ti metto a urambare? Grazie! Da prima mattina non mi ha toccato! Che sta? Sì, ti ne vengo la coppa, è quello che ha già sentito, quello di Ric. Se tu è Gaetano... È Gaetano, io lo sapevo, Gaetano! Sempre Gaetano! Se tu è Gaetano, cuoco non ha fornito per appiccicare. Non fa lungo che un barone Ottavia e la baronessa Asfasia rendono da sta casa con le cacciano. Ma che non sono picci! Ma c'è tre mi ha luccato! Ma quelle non sono picci! Ma che so? Sono chiarimenti! Non che può passare niente, chi non è chiarimenti? Ma come la... E come la c'è chiamata? Chi la lucca era così forte che a poco non chiama a casa a te? Ma che non so? E chi è? Ehi! Non mi casi tu! Ma ti dovrò accorgere e fornimmelo una volta e per sempre. Ma che mi ci ha messo d'accordo una volta e per sempre? Ma tu hai capito che stanotte io quando a casa ha trovato un raggio imbrugliato a tavola? Chi l'hai una vita che ha imbrogliato? E come ci ha fatto? Mi hai aiutato. Ma come si può fare? Quella è la facilitazione di un padre che tu non hai in te, Marì. Secondo me, quello è proprio un ladro di tristezza. Malinconi, papi, si dice destrezza. Come se riesce, riesce, stavolta Peppino qua presente l'ha fatto un malaffronto. Oh, eh? E che affronto l'hai fatto? Lo puoi sapere? E certo. Aspetta. A mille lire che ha vinto stanotte quando la carta è imbrugliata, ma non ce l'ha giocata. E tu pensi che è fornuto qua? Penso proprio che no. Mozzi! Non sia come le nocciole, brilliamo tra le tenebre, schiavo di un mondo. Che adesso ci... Disgraziato! Ma come, Ricky? Mentre io vado a carta, vi ho bevuto cognac e vi ho fumato i sigaro baroni! E sempre, sempre lui! Mentre stai maggio qua, si è alzato, è giunto vicino alla cresta lì, l'ha raputa, ha pigliato la bottiglia di cognac, è tornata, ha pigliato un bicchiere, l'ha rinnuto, ma l'ha arata, e ha detto, bevi, bevi, questo è il cognac del barone, offro io! Ma tu te l'hai bevuto? Me l'ha offerto, e me lo sono bevuto. Noi siamo come e i sigari? Tale e quale. Tale e quale. Si è alzato e chiudo vicino a cristallina. Abbia la scatola ed è tornato. Ha preso il sigaro del barone. E ha detto, fuma, fuma. Questi sono i sigari del barone. Offro io. E tu te l'hai fumato? Me l'ho offerto. E me lascio fumare. Noi siamo come le nota. Scusa, me l'ero dimenticato. Piano, piano, piano. Piano, piano, sottovoce. Non sia come le lucciole, brilliamo tra le tenebre, schiamo di un mondo che brilla. La, 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 la. Punto Sanremo, punto Sanremo, sì. Tu sei l'uomo, sai. Ah, sei arrivato. Vieni che te dico, ma sarei, non me ne hai mille lire che ero se le pezzi quando a carte, quando è per il nostro signore, ti scommessa anche il cardotto. Ma tu a forza mi vuoi far passare, non vai a me. Vai, che scippo, sale, 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 prima mattina. Sale, 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 chi sale, 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 capite che conto sale, parlando, ma non credere che sale, sale, un momento lo sale, no, non è proprio questo un momento sale, sale, non te lo compravo niente, non ti toccherò io! Papina, papina, papina! Ma sta andando a cangere, la c'è mille lire a chi stai prima, ma ti ha un po' per l'intanto! Io non ti tocco! No, dimentate! Ma c'è preso! Beppi, la c'è sempre! La c'è la tua, di grazie a Cristo! Ma ci ha aperto un nome per pulirarci, se non ti fanno in galera! Ti fanno in galera, non ti fanno in galera, non ti fanno in galera! E ti vado a denunciare perché tu arruppi! Ma non è prova, ci vuole essere prova! Ma vuole prova, tu apporti prova! Tu apporti una famassa! Peppi, ma vogliamo farmi io no? Se ci sento un Federico, che dici? Ma che dici, sto Federico? Ma che può dire, sto Federico? Ogni due che sta a suo padrino mio! E te lo dico io! Don Federico, prima di assumere persone in questa casa, stava riammormato. Che Boris? Che Boris? Che noi, Marion, non riuni! Cosa succede nel salone? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa accade?
Cosa succede? Io caro Umberto, non dobbiamo vedere con questa persona, come dobbiamo fare? Chi sta sono andati a indossa casa, che non è caso più. Questo ogni due che vuole giocare a carte come mi viene a chiamare la notte, la mattina, io, mentre sto lavorando. Se ne deve andare! E niente di meno. Niente di meno, con tutto quello che c'è da fare in casa, voi mi mettete a giocare a carte. Ma pare che fosse la prima volta. Stai zitta tu! È lui, dovete dire, è lui! Stai zitto! Guardate, mio morto sono io. E vi siete bevuti anche il cognac del barone? Ma pare che fosse la prima volta! Ancora! Sempre lui, Petri, sempre lui! Ci sei stati! E avete fumato anche i sigari del barone? Fratelli, parliamoci chiaramente, questo non lo ha roba a mezzo, che io ne che non trovate più niente! E aveva ragione questo! Passa fa malone! Oh, mio caro un Federico, da ore come si fa? Chi l'ogni notte mi viene a chiamare la di uno, se vuole in un lacco, vuoi parlare la vuoi barone e macaruna, coppa a mano, lascia se macaruna, levo l'acqua a me, vieni a giocare a casa. Si è venuto il cappello e buono, mentre sei mi fanno, sei iniziato vicino a questa vera, via da bottiglia di cognac, abbiate un bicchiere vicino a bere, bevi, questo è il cognac del padrone, offro io non posso manco bere, io se bevo un pochettino di cognac, la gente Paolo, non la capisci. Quando gente appunto si è sussuto per la volta e non ha più i sigari. Abbiate un sigaro, il sigaro mi viene a essere così. O così o niente, ma avete un sigaro e disse, a capo cognacco, un sigaro e a capo che ne porti più. Che se io in questo momento mi sputasse in bacio, ma allora? Un modo di dire. Ah, ecco. Non sto capendo niente. Va bene. Ah, che ne faccio? Io non ci stevo. È una crocchia. Ma guardate che facci, guardate. Sì, basta. Basta, 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 lo dico io. Io che dico? Niente. Bene. Prendete queste cose e andate via. Andate via. Mettete a posto queste cose e andate via. Andate via. Andate via, lo dico io. Dite tutto voi. Assolutamente sì. Va bene. Posato. Avanti. È finita. Domani non è in tassa casa. Ah, fatemi le palle. È finita. Non c'è niente. Ma che palle a capitani. Andate via. Tu no, devo parlare. Dite, Don Federico. No, a te, tu no, devo parlarti. Dici, Don Federico. Gaetano, io devo parlarti. A te. Ah, lui. Eccola. Gaetano, credo che sia arrivato il momento di avere un chiarimento tra noi. Ma giusto. Se io mi sono stata zitta fino a questo momento è perché la storia che mi ha raccontato mia sorella sul tuo conto mi ha intenerito assai. Ma se tu te credi che con i tuoi modi duri a lungo nella casa del barone del duca, ti sei proprio sbagliata. Scusate, Don Petrino, ma io che cosa ho fatto di male? Cosa hai fatto di male? Che cosa hai fatto di male? Fatto di... In cucina hai messo la rivoluzione, te vai appiccicando con tutto quanto, ovvero no? Sì, perché a me il coso storto non mi piace neppure, ecco tu. E l'altro po'? E il coso storto l'hanno avresso alla stazione. Ma ti hai parlato che il coso storto è? Gaetano! In cucina sparisce di tutto, la carne, lo zucchero, l'olio e perfino le posate. Le posate no, vi giuro, un potrino, ma te posate. Gaetano, non giurare. L'altro giorno, hai preso me d'oro, un cane di valore, un cane che noi trattammo meglio in un cristiano. E tu che fai? O piglia, pensa la pensi che ho buttato in dall'acqua pulente. Doveva essere pulito. O cane. E per forza, che lo voleva muzzicare. O cane con me ce l'ava, Petri. Il cane con me ce l'ava. Gaetano, e tu lo butti nell'acqua bollente. Ma se lo sa la baronessa. Ah, Petri, lo sa, ma non lo sa, la baronessa. Chi lo vuole con la muzzicare? Ogni zanna, e che sta malendo? E se il cane è arrabbiato. Ma qual è? Ma Petri, volete che ne dico? O dica voi la baronessa. Hai in questa casa, o se non lo cane, o me lo mangi. E te ne vai tu. Un animale resta! È nato se ne va! Ma no! E te ne va! Ma no! E te ne va! Ma no! Ma che te crede che non lo sacci che te l'hai fatta la da sera con Maria? Picciolo, non metti in mamma, non giura! Giuro su bene! Gaetano, non giura! Ma come posso? Un angelo di fede! Una ragazza onesta e timorata di Dio! E tu che fai? E l'11 a sera, mentre si sta spugliando, ad un solo imbacciato. Ma volevi fatto a cano buttò! E l'11 a sera! E chi l'ha che loro, se ne era caro! Gaetano, parlammaci chiaro una volta e per sempre. Io mi sono stata zitta fino a mo. Ma mo che ve lo baroni ci parla. Buon voto lì. È meglio che passate zitta, perché sennò è peggio per Puglia. Come sarebbe a dire è peggio per Puglia? Perché casi parlato su scommoglia una parecchizione. Ma guardate che disgraziata che io mi sono aiutato a mettere in casa. Senta, e che se la lasciassi andare a scoprire? Sì. Ebbene,
Se ci sono celle da scoprire, scoprimmo. Ma va bene, baroni, io parlo. E dopo che avete parlato, voi ci parlerò. Benissimo. Devi stare attento quando scendiamo dal letto. Si viene a capante. Piano piano. Piano piano. Non le sta. A me, ma non gira la casa. Piano piano. Che cos'è questo chiacchiericcio? Cosa accade? Federico, cosa vuole il cuoco? Nulla, signor barone, stavo dando disposizioni per la cena di stasera. E che disposizioni volete dare, Federico? Voi lo sapete, lo sanno tutti quanti, io da 25 anni a questa parte non mangio che baccalà all'esso, con l'unica eccezione che il venerdì, anziché essere baccalà, è stocco. E sono 25 anni e facciamo arricchire tutti i medici di Napoli. Tu sei un malato immaginario, non dirgli niente. Ti prego, Aspasia, calmiamoci, non iniziamo le solite discussioni, tanto più che c'è la servitù presente. Va bene. Bravo, Federico, bravo. Siete andati in farmacia? Assolutamente sì. Avete comprato le medicine? Certo, signor barone. State attenti, la prossima volta ci mancava una pillola. Ma quale? Ma quella della pressione. Ma ne ho comprate tre. Appunto, sono quattro le pillole per la pressione. Sono quattro. Io mi prendo 37 pillole al giorno, 15 la mattina, 15 il pomeriggio. E 76. Poi lo sapevo pure questo, tutti quanti lo sanno. Chiedo scusa. Chiedo scusa, state più attenti la prossima volta. Voi quando andate in farmacia non dovete chiedere, non dovete discutere col farmacista. Tutto quello che vi dà lo dovete portare a casa. Ma pure quelle scadute? Anche quelle scadute. Ma voi vedete che guai, vedete che guai. Portatemi la solita pozione, eh. Il tono fosfan santo? Non signore. Il tono fosfan santo si mobiglia la sera, prima di coricarmi. Alla mattina prendo la metilfono fosfina Mendez. Lo sapono tutto quanto. Sono lì senza niente, ma perché non veniate? Gaetano. Federico, sì, signora, avete Barone. Dato lo zolfamidoro? Certo, signora Barone. Non ho capito come mai quel cane ha la pelle tutta arrossata. Ma in quel modo poi! Ma non gli era mai successo! E ve lo spiego io! Ma signora Baronessa, state parlando di cane? Sì, del cane vostro? Sì. Che ha un pelli rossa, avete detto? No, la pelle arrossata! Ah, la pelle arrossata! Schiera pelli rosse, ma... però pelle arrossata perché c'ha la rossa nella pelle. C'ha la pelle arrossata. Ma vi dico una cosa, se c'ha la pelle arrossata è cosa da niente. Voi vi intendete di cane? Come no, signora baronessa, signor barone, vi dico una verità. Io sono un aero cuoco e il cane lupo. Pensate in questa maniera. Addirittura? Sì. Ah, io i pelli rossi appena in becche conosco. I pelle rossi? L'indiano? No, il cane con la pelle rossa. Il cane con la pelle rossa. Quindi noi, io nella campagna mia, c'ho un sacco di cani così, cani lupo che vaga puttana. Nella nostra campagna noi teniamo un modo di poter recitare e dire così qual è il nome della malattia. Ah. Nella baronia dove state voi, non so come si chiama, ma noi lì nella campagna i cani con la pelle rossa significa che tenne una rogna. Non lo dite nemmeno per scherzo. Mi ha dato come? Mi ha dato una rogna, come mi permettete? Mandiamolo immediatamente dal veterinario. No, c'è pericolo che mischia anche ai cristiani. Come? Non la mischia! Se volete ce lo porto io dal vetraio, ci faccio vedere. Veterinario! Mandiamolo immediatamente, quello c'è pericolo. Io perciò sono 4-5 giorni a questa parte che mi sento un brurito per tutte le carni. Quella mesca, tutto. Obbiga a me. Ma state zitti, che cos'è che non ti senti tu? Il ciuccio di Fegella, 100.000 malanni e la coda franca. Medoro, la rogna non ce l'ha. Senti non a me, mandiamolo dal veterinario. Se volete ce lo porto io, se quel merdone. Veterinario. Signor Barone, grazie. Quello è un pelle rosso, pure. Ancora? Che c'è? Deve rimettere, figlio, sì, che c'è? Ottavo, non ti senti bene? Cosa c'è, Barone? Che c'è? Respira, che c'è? È strano. San Mericino stamattina è il sapore del cognac. Ma quando mandano prende 20 anni, butta giù, dai. Federico, siete sicuro che la metifono fosfina mente? Sicurissimo, signor Barone, c'è ancora la bottiglia sulla credenza. Ma anche il colore, sì, che se è proprio cugnato. Scusate, signor Barone, non sono sempre io che vi preparo le medicine? Prepara, vabbè. Vai, butta giù. Che c'è?
Che c'è? È cognacca! Mamma mia, questo è un assassino, no, questo è una congiura, voleva una cina! Signor Barone, è proprio cognacca, vedete qua! Marca tre stelle! Stelle. Puro! Chiamate l'ambulanza! Chiamate in questo è un assassino, chiamiamo in questura! Se mi date il numero, chiamiamo in questura! Anche l'amico mio! Mamma, stai basta! Che esagerazione! Il cognacco non ha mai fatto male a nessuno! Mio padre se lo prendeva per curare lo stomaco! E chi lo pensò è morto, padre! Scusate tanto, signor Barone, ma non è colpa mia! È colpa di questi sciagurati che bevono il vostro cognac e poi frettolosamente lo nascondono in farmacia. È colpa sua! State zitti! Adesso vorreste gettare la colpa su questo bravo giovane che ha sventato chissà quale vostro losco macchinazione. Ma quale macchinazione? Andatevi! Camminate! Andatevi! Noi ma ci ricoveriamo e chiamiamo la colpa. Uno cognac! Che ci dica la compolanza? Venite! Che ti dico? Mio marito si è preso il cognac, potete venire. Signor Barone, che facciamo? Spettina. Quel cane dal vetraglio lo vogliamo portare? Veterinario! Quello ammisca tutti quanti, signora baronessa! Allora, mia torre la rogna non ce l'ha, comunque venite con me, mo ci mettiamo il guinzaglio e la museruola e poi ce lo portiamo. Oh, io ci tengo tanto, io ci tengo con quel cane, io lo curo con Matteo. Ma me lo sento pure io. Io ci tengo tanto per quel merdone. Medor! Ma cazzo si chiama? Medor! Carogna, no, i mangiare i governi. Signor Barone, chi è? Sono io, fuori ci sta l'incaricato dell'agenzia ARPA. Ah, ecco. Che faccio, faccio entrare? Sì, fatelo entrare immediatamente. Potete entrare. Buongiorno, signor Barone. Buongiorno. Osservi, signor Barone. Osservi. Ti vedo in ottima salute. Ormai ci stanno novità. Quali novità? Sul caso che vi ho affidato. Chi è? Il caso! E se no che cosa? Barone, siamo sulle sue tracce. Bene. L'agenzia Argo non fallisce. Benissimo. Le notizie sono eccellenti. Sorma, parlate. Però? C'è un però. C'è un però. Le indagini da noi fatte sul ragazzo non hanno dato risultati abbastanza sicuri. Quando mi rispiace. La vita a me. Ma c'è una traccia non trascurabile è stata raggiunta. Qual è? Che cosa? La traccia. Hanno sciupo dei cavalli proprio. La traccia! Sorma, la traccia! La traccia! La da voto, la traccia! Barone, vi dirò solo che il ragazzo fu allevato nei primi anni da una famiglia di pescatori. Pescatori! Oh, mare, così ogni sera mi sente cantare. Sormano, che facite cantate? Voi mi date là, io canto. Ma qua non lo andate avanti. No, Barone, gente di coscienza, rudi. Massani. O padre putatino. Ah, o padre. Don Michele Manfredo. Non lo sa, c'è. È da tempo smemorato e nulla ricorda. E la moglie? La moglie no. E invece di Arzilla. E mo' perde la memoria e fino. Esatto, è proprio lei, la moglie. La moglie. Mi ha detto che il ragazzo rimase presso di loro fino all'età di 4 anni. Troppo piccerino, solamente 4 anni. E poco fino a fatto. Dopo fu raccolto da un certo Don Prospero Carlandrea. E chi è? È un bravo curato di piscinola. Un prete? Un prete, non voglio ne rudere in chiesa, miei zibri. Sì. E quindi ne avete perso le tracce? No! No! E che fine ha fatto? Ma chi stiamo parlando? Sorma di mio figlio! Ah, sì, vostro figlio! Arroiato! Un secondo in bagno! Ma pare che sto momento! È urgente! Ma quale urgente? Andate avanti! Volete così? Voglio così! Dunque, vostro figlio, ritroviamo prima come garzone di panettiere in uno spaccio di Vico Tre Re. E successivamente come pasticciere presso Pintauro. Pintauro! Dal quale fu scacciato il 14 maggio
1967. Scacciato. Per forza. Chi le sa rubare 12 ruote di sfugliatello tra Riccio e Frollo? Tenevo fammo, uè. Tenevo sfugliatello. Sorma! Meno che, signor Barone, come penso io, non si tratta di una volgare calunnia. Una volgarissima calunnia. Oh, signorino poco, mio figlio... sa robi i dolci. Ho detto pure io. Se salta dal più, teneva appetito e se la mangiava. È giusto. E dopo i sfugliatelle. Non si ha pigliato niente giù. E a me che me ne fotte. O volevo sapere. Oh, signore, voglio sapere che altro avete scoperto, che cosa siete andati avanti con le intagli. Ma che c'è sta a ridere? Le indagini! Le indagini! Le indagini! Le indagini! Ci siamo fermati qua. Ah, ma andrete avanti. Ma avanti tu? Gesù, con le indagini! Guardate, padre, sì, andremo avanti! E certo che andremo avanti! Ma che faccio? Aiuto l'agenzia! E se non aiuti tu, va, faccio pure io, sormà! Signor Barone, spero di potervi dare presto supplementari notizie sulle epoche successive. Quando, quando? Adesso dobbiamo scavare, signor Barone! Scavare! Speriamo di trovarlo! Signor Barone, l'agenzia Argo non fallisce! Non fallisce! Barone, l'agenzia Argo non fallisce! Levale! Dice sempre che... Sorma, non fallisce! Dice sempre la stessa cosa, ma non mi portate mai novità concrete! Mi raccomando, Ottavio. Andate avanti con le indagini! Ottavio! Mi raccomando, Sorma! Agenzia Argo fallisce! Ottavio! No, aspetta, l'ho detto un sacco di volte, non mi devi gridare alle spalle, perché tu gridi qua e a me mi risponde davanti! Ma tu non senti niente. Che già senti? La mancanza. Qua mancanza. Il vuoto. Ma qua vuoto. E che la povera bestia di vedo. No, spago sto cane. Ma questo ora saltava su quella poltroncina. Mi chiedevi biscottina. Spago, la devi smettere con questo cane. Hai capito che la devi finire? E vieni qua e del bacetto a mammina e pigli tuo biscottino. Rischi di renderti ridicolo anche agli occhi della servitù. Ottavio, ma tu lo sai che quella povera bestia vive in casa nostra da più di 18 anni? Se ricordi quantissima pure. E per noi che non abbiamo avuto figli, è una creatura sulla quale riversiamo tutto il nostro affetto. Hai ragione, Aspasia, hai ragione. Noi non abbiamo figli, vuoi che io non ne senta la mancanza? La mancanza. La senti pure tu? Ecco, ma no. Mi fa piacere. Aspà, parliamoci chiaro. Gli sono arrivato quasi a 65 anni. Sì, ma bene, una malattia. Un'altra volta questa malattia in mezzo. Ci dobbiamo pensare a Spasia. Sì, ma bene, una malattia. Una nottata al mio capezzale. Chi me la fa? Te la faccio io. Te la faccio io. Chi te la deve fare? Aspà, tu pure stai un po' scellatella. Otta, io sto buono. Troppo buono. Comunque ci dobbiamo pensare. E chi lo vuoi tu? Tu pensi troppo. Pensa troppo. Pensa perché devo pensare. Ecco, per esempio, penso al Marchese del Verrocchio. E che c'ha zecca? Quello è paralitico. Ma è felice. E perché? Perché c'ha un figlio. E che la fa? La votta carrozzella. Sì, ma ven a me una paralisi. Chi ma votta carrozzella? Ta votti, te la butto io. E prima fa nottata, ma votta carrozzella. Quanta cosa vuoi fare tu? Io devo solo spingere. Spingi, ma che vuoi spingere? E quando moriremo? Me ne vado sopra, non ce la faccio. Quando moriremo tutti i nostri beni, tutta sti ricchezza, mano a chi vanno? Qualcuno se ne vedrà bene, lo so. Pensa invece, quanto sarebbe bello chiamare al capezzale in punto di morte il proprio figlio e dirgli te, figlio, tutta sta roba è a tua, capisci? Non c'è bisogno nemmeno del testamento. Ottà, sono chiacchiere inutili, tanto sto figlio non ci sta. Eppure! Hai detto. Vorrei che tenga ancora qualche speranza. Davio! Scusa. Hai detto eppure? Eppure, Aspasia, eppure! Se potesse fa'.
Che cosa? Mio figlio. No, questo mi vuole morto a me, mi vuole vedere morto. E chi c'ha fa? Chi mi ha la forza? Tanto sì. Perché ci sta il carro giù che ci sta aspettando, basta, non parliamo più di figli. Non parliamo più di figli, siediti, vieni, l'uomo ha la zia Miezza, siediti che ti devo parlare seriamente. Otta, senti, ti voglio bene. Vieni. Io mi seguo. Sì. Mi fa uno piacere. Dimmi. Non mi parlai malattia. Non signore, quale malattia, vieni qua. Io ti voglio parlare della mia gioventù. Azza, mi ha pigliata alla longa. Voglio parlare di quando ero giovane nel pieno delle mie forze. Tu lo sai benissimo, io non ti ho nascosto mai niente, no, che no, prima no, di conoscerti, prima di sposarti, prima io mi divertivo, facevo vita mondana. Prima, sempre prima, un tabarenne uscivo, un tabarenne trasito. Brava, e dindano tabarenne chiss, ho conosciuto una canzonettista. Una delle tante. Ma questa qua in modo particolare. Che come mai? Ti sente buono? Margherita. Ovvero che lei è un cognac prima adesso. Margherita. Ma che è? Signore e signori, direttamente da Parigi, al Trianon di Napoli, ecco voi la splendida, la famosissima Margherita del Rio. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnolo, ma son nato con demo, la metà coppa chi voglia, garoppe. La mossa. Ci stava venendo a te una mossa. La mossa. Ma è bello, sì. Ti stavo dicendo, in questo tabarenne, nel lontano 1937 conobbi questa Margherita, Margherita del Rio, dalla quale, sempre nel 1937, precisamente il 14 agosto, ne ebbi un figlio. Tu? Cioè tu tieni un figlio? Tengo un figlio, sì. Tu tieni un figlio? Sì, calma, ti fatti spiegare. Cioè tu tieni un figlio? Tengo un figlio. Ma sentite un po', come c'è un figlio? C'ha un figlio, sì, c'è un figlio. E quanti anni ha? E dove vive? E perché me lo dici solo adesso? Perché ho voluto essere sicuro che il ragazzo fosse ancora vivo. Ed è vivo? Sì. E Margherita? È morta. Come? Una mossa. Ne faceva tante. Il ragazzo è vivo. Il ragazzo esiste, sta qua a Napoli. Ah, pure a Napoli? Sì, sì, che purtroppo ha dovuto arrangiarsi, tu capisci, un povero guaglione, senza padre, senza madre, ha dovuto esercitare, diciamo così, mestieri modesti, ecco. Ma che le capita te, fra? Brava, ma è pur sempre un del duca. Aspa, guaglione è bello. Perché lo conosci? No, ma che c'entra, è mio figlio. Diciamo voi, cannanza, bello alto. Hai tante biondo, occhi azzurri. E crede Gesù Cristo. No, Aspa, è mio figlio. Vabbè. Aspa, sì, tu lo sai, te l'ho detto prima, non ti ho mai nascosto niente, ti ho aperto il mio cuore. Mi sono levato questo peso dalla coscienza che mi opprimeva da 30 anni. Che cosa mi rispondi? Aspa, se tu sei una donna che stimo profondamente, che amo da tanti anni, rispondimi qualcosa, dammi un segnale. Aspa, te ne sei andata? Sto qua. Che ti devo dire? Ha lanciato una bomba. Ah, bomba. Il pezzo te lo sei tolto tu e me l'hai dato a me. Va bene. Se il ragazzo è veramente tuo figlio... È mio figlio. E tu in coscienza ne sei sicuro? Sicurissimo. Va bene, che sia il benvenuto in questa casa. Vabbè, non mi aspettavo altra risposta che questa, cara Spasia. Tu non mi meriti. Tu sei sempre quella donna, quella splendida donna che io ho deciso di sposare. Quella santa, sì. La compagna di una vita. Quando le conosceremo, ragazzi? Appena le notizie saranno più sicure, più certe, lo accoglieremo immediatamente a braccia aperte. Nella nostra casa. Un poco di compagnia non ci farà male. Sarà il bastone della nostra vecchia. Eccoci di ritorno! Ah, ecco qua! Tutto bene? Tutto a posto! E Medoro? È morto! È morto! Ariazione su! E
tu ce lo schiatto in faccia così. E come ce l'hai già schiattato? La casa come sono? Come lo sapete? La dovevi prendere. Ci sei venuti due scelte decimali. Non può fare. Sei venuto tutto quanto là. Ma che è morto Medori. Come è morto? È morto Medori. Come è morto? Come è morto? Signora baronessa, non lo pigliate con l'altro. Signor barone, io mi avete detto di portarlo dal vetrato. Veterinario! Sono andato a prendere, io già la buttai ghiacciaia alla stupidità. La ghiacciaia? Sì, io tengo la tinta al fresco, chi la testa sempre con l'occhio a cucci. Sempre! Infatti quando la giura putisse, che ho sa, la sensazione era morta, la tenevo prendo all'occhio. Ah, pensate, questa è l'ultima cammanata, sì, è l'ultima cammanata. Sì, sì. Le bestie lo sì, sai che lo facevo con la pera così. Come per, facevo? Per dire, la roba porta, la roba porta. A quella, a un certo punto, gli ho messo la guinzaglia, gli ho messo la mussarola e l'ho portata. Cammini, esse sempre cavare, cammini. Allora, quando a un certo punto siamo arrivati a Piazza Dante, mentre camminavo bello, a un certo punto che ha fatto, ha visto la ferraglia. La ferraglia. E che è la ferraglia? Ha visto la ferragliaccia? La ferragliaccia a te. Ottavio, io non lo capisco. Ma anche io, ma voi siete la ferragliatura, era una ferragliatura. Sentite, ma voi siete napoletani? Origine spagnola. Ah, ecco, come siete venuti a Napoli? A nuoto. A nuoto, sì, sì. Forse capito. Faccio mangiare lì da Rallo. Non si chiude. Ma una ferragliaccia. Una ferragliaccia non sa te lo sta. Ah, aspetta. I binari del tram. Bravo! Niente di me! No, ma io spagnolo mi ricordo. Un ferro a terra. Quando il cano aveva Merdorio! Medoro! Lo sappiamo, lo spagnolo non è giusto. Medoro! Quando Medoro ha visto che sono fiero l'ha stimolato. Andai a ghiacciare, quando la giura che lo posso lasciare. Hai già la coscia, andai già la coscia, chi è come fosse il cloniere? Buono, chi è tantillo? Diamo una del terra e non veniva, oggi ho detto, ma non lo tiro. Perché sai che con quando fai bisogno, uno non lo ha dato niente, si ferma, si stoppa. Però ho detto, ma mi metto a guardare, appena passo il tram. Mo dire. Ma se va così, si piaceva come che chiede, andiamo una del terra. Allora così quando mi sono tutto pure il botto in coppa, Maronica, ma che è? Mi sono chiuso a girare e ho visto un signore con un cappello audio che sa ma è tutto maraglio. Ha detto, ma che siete? Un ufficiale austriaco. A Napoli. Ma non credo. Chi suoglio, ma quale ufficiale ci sono vigili urbani. Ma che cappello che sa ma è? E la festa dei vigili. Ah, ecco. E allora ci te becco pulito. Voglio sapere se io ho una papata tassa. Sì, sì. Ma il mio cane del barone del tutto, non una papata tassa. Chissà cosa fa. A me non me ne fotto proprio. Barone o non barone, voglio sapere se io ho una papata tassa. E poi mi ha detto se io ho cane di una maraglia. Amaraglia. Su cane che? E che ha fatto per tenere la maraglia? La targhetta, dicevi, non cane di salva, ma la targhetta. La targhetta, ma con il cane del barone del duca. Non deve neanche un po' forte, ma barone del barone, la maraglia, non sappiamo, sono bisambarulà con questo disgraziato. A un certo punto, signora baronessa, ho sentito una una sfrennatoria, che dire? Ma no! Ma ci fa grossa troppo spagnolo che è una sossatoria un viendos ma un viendos forte sacca dredos. Scusate, ma voi siete in Napoli? Sì. Ma in che parte in Napoli? Non ho quartieri spagnoli. Ah, ecco, quartieri spagnoli. Un ventos a capire, appena è arrivato questo ventos su Sagliafielo, maronna mia, ci pensate, dopo a me, tra me e me, sempre che la mano così dica, vuole che è passato tram. Signora baronessa, non è già tenuta la forza ai capo, però il pensiero è taglio. Se chiude ai capo, ho visto la coda del tram. Ma c'è il tempo che ha lasciato, l'ho dovuto fare, sono chiuso a lasciare
e ho visto Merdone Medora divisi in due parti. Quanto era bello, signore. Assai. Dalla parte teneva le zampe, la testa in avanti, la parte le zampe, la coda di dietro. E mi sgoro, fegato, bulanello e pancreas. Mamma mia, che quanto brutta. Era bello. Siete un assassino! Che brutta morte, capo! Signora Baronessa, che la madre è morta, che siamo in Eroni! Ma che la madre! Ma dai, che alla fine! Medora! Ecco fatto! Questo è il pizzaglio di Lamiera, qua! Laminato, qua Lamiera! Questa è la mussarola di la madre di Ferro! Madre Ferro! Non mi parla, che io lo potevo anche vendere, ma non l'ho fatto perché io sono una persona onesta! Ecco! Povero figlio mio! È un figlio mio! È un figlio mio! Ma sopra, scusa! Ma basta! È morto un belli rossi! No, non era un belli rossi! Era mezzo di carne il mio figlio! Povera bestia, povero figlio! Pochi pazienza, pochi pazienza! Oh, io a me mi dispiace pochi pazienza! Mi si ha fatto l'ultima risata perché quando è passato il tram faceva così e mo' finisce che mi sta è passato il tram! È rimasto cazzato! Assassino! Ma che non è la roba! Basta! La mamma mia! Le puzzalo pure! Basta, basta, basta! Guardate bene di Roni, pure quando portavaci la gente del quartiere, la roba a questo qua, un sacchino di Roni! Figura di merda! Basta, basta! Povera bestia! Ma povera bestia, che fine era fa? Proprio divisa in metà, ma come l'ha divisa? Signor Barone! Chi è? Sono io. Ah, dimmi. Ho visto la baronessa piangere sulla museruola di Medora. Posso permettere di chiedere se è successo qualche cosa? Medora è morto. È andata sotto un dramma. Lo sospettavo. Cazzo. Cazzo aspettavo? È arrivato Sherlock Holmes. Cazzo. Ma cazzo aspettavo? Signor barone, io ho la necessità di parlarne a quattro occhi. Sto qua. E dopo che avete parlato voi a quattro occhi, ci parlerò io a otto occhi. Ah, sì? Allora io parlo. Parla. Signor Barone, da quando il cuoco ha messo piede in questa casa succedono cose di pazzi. Nessuno più sta tranquillo e neanche quella povera bestia lo è. Figuratevi che qualche giorno fa ha preso Medoro e l'ha buttato nell'acqua bollente. Quando mai? Io non volevo fare il bagnetto, lì nell'acqua tiepida, è brutto, ma dice che non volevo l'acqua, ma la e io non lo sapevo la giornata, che ne so? Non è vero, signor Barone, quante gliene fate passare a quella povera bestia? Apriva la porta, lo chiamava con la scusa di dargli una polpetta e mentre lui si avvicinava, pam, gli serrava il muso tra i battenti. Ecco. Signor Barone, ma ci stava una ragione, io questo Merdone lo chiamavo. Medoro! Questa polpetta la vuoi, non la vuoi, vieni qua, apriva la porta per fare vedere che la mandavi in cucina. Vieni Medoro, vieni a prendere la polpetta. Medoro, vieni, non si muove, Medoro, vieni a prendere la polpetta. Medoro, piano piano, dopo mezz'ora, a un certo punto già ci parte chioggi, che poi la porta, ma la vostra spaccia in me, polpetta. E così è stato! Ma mangia fa! Ma mangia fa, vuoi fare la nasso? Povera bestia! Signor Barone, signor Barone! Signor Barona! L'altro giorno vi ricordate che Medoro camminava zoppo? Mi ricordo. Bene, colpa sua! Voleva inchiodargli le zampe sul pavimento! Ma sempre lo stesso fatto, che si muove continuamente! Ha giocato lui io per uno, ci buono, una volta! E poi non c'è mossa, non è come se la mangiata la polpetta, okay. Ma poi io ti ho tolto. Signor Barone, io ho l'obbligo di controllare e riferire. Bravo. Ma prima di proferire così gravi accuse volevo essere sicuro, e specialmente di avere le informazioni necessarie. E beh, il risultato è che il signore qui presente, il 14 maggio 1967 è stato cacciato via da Pintauro per un furto di 12 ruoti di sfogliatelle. Ma sfogliatelle? Come avete detto? Il 14 maggio 1967 il signore qui presente è stato cacciato via da Pintauro, esatto, per un furto di 12 ruoti di sfogliatelle. Tra ricce e frolle. Andate ne ho sfuggito. Era una sfugliatella, ma subito passata a 12. Ma come non se... è vero, non è vero. 12 ruoti di sfogliatelle. Tra ricce e frolle. Se sopraccia silenzio. Tra ricce e frolle. Ma non è vero, che tenevo lo sfuggito. C'è scritto 12 maggio 1967.
piacere. Oh, vita, non mangiate qualcosa, vita un po', bella pure. Non è vero, signor Barone. Come vi chiamate voi? Voi, come vi chiamate? Cuoco! Non signore, nom, come facite, nom? Gaetano! Esposito! A servirvi! Voi siete stato pure No, quale barbino! No! Questa roba là non è fatta! Voi siete stato panettiere! Sì! Presso uno spaccio di Vico Tre Re! Sì, fate la vita in merda! Precisamente! Federico! Andate via, non vi preoccupate! Va bene, signor Barone! Non vi sentite bene! Me la vedrò io con lui! Signor Barone, andate via! Allora sei buono che è un grande mariola! Sì!
dubitare che se ti sente il barone. Ma già, e chi lo manco barone non sa niente. Vorito là, uno che pareva che te potevo confessare tutte case e chiese, sempre con un libro in mano, con un rosario in casa. Te ne vengono poco ancora per ballare, no figlio naturale, papì. Chi lo sa chi ne è cuffecchia? Marì, parliamoci chiaro. Queste sono cose che a noi ci, non li capiamo. Non li capiamo? No, ma devi sapere che nell'alta aristocrazia s'usano. Vai, va, va. Hai visto la moglie con me con te? Pareva una Pasqua. Ma già, perché chi lo va da terni prima e fa e poi la cocchia. Vado un attimo in salone e torno. Certo. Stiamo ancora spolverando? No, no, Don Federico, che abbiamo appena finito. E diavolo, buttami in mano. Che oggi c'è la pulizia dei saloni. Pure saluno. E quello il barone domani c'ha un ricevimento. Che da festeggiò. O porta smura la creatura. E portate la casa sta creatura. E questo che cos'è? Non mettiamo bocca su cose che non ci riguardano. Don Federico, già tu ci pacienti un po' che spoc. Tengo fegato. Ci faccio più. Avraggio! Lo fatto è troppo, Russo. Don Federico, troppo. Ma che abbiamo raputi qua, Lenaro? Ma si può un sacco di mulina! Mezza reccia! Che criti, 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 che cosa criti? Io mi stavo sdraiato sopra il letto e a vostro Luca mi hanno fatto caputare una via. Non lo fate più! Tanto rimane, era prima non ne vai a cava, dai! Quanto profumo! Adesso sono baroncino! Prima si sta attento! Non dite parolacce anche all'interno, perché io sento che lo chiedesse una lettera. Oh, quanto poco. Federico, vieni qua, vieni proprio a te, cercando. Dite, signor barone. Dite, signor, stai parlando con la frate, stai parlando. Federichine! Signor baroncino, dite. Federico, bisogna che a me ti abbiamo un ricco chiarimento. Io fino a testa mi sono stato zitto per non dire niente a mio padre, perché lo sanno tutti quanti. Che mio padre tiene il soffio, in parte che nessuno so se voglia mai uscire. Ma se tutti credi di fare il proprietario e il padrone nella casa del barone del Duca, cioè in casa mia, fratelli, sei proprio sbagliato. Credo di non aver fatto nulla di male, barone. Ma che nulla di male? Tanto sì, tanto sì, tanto sì. Quella maionessa che ci è servito ieri sera a tavola era una zozza. Io l'ho trovata eccellente! Ma che c'è la tua eccellenza? Che le regalo le mani peste! Sapone va a barba! Ma non dico, grumatine per scarpe! Le faccio notare, signor baroncino, che quella maionese è quella che avete preparato voi la mattina come fuoco! Appunto! Che non sapevo che era la Ersir come barone! Hai capito? E poi non chiamo scaldan! Non chiamo scaldan! Va bene. Avanti, fai quello che devi fare! Va bene. Ma non sta che lato! Mezzo caio! Mezzo caio! Mi avete chiamato? Vieni qua, chi ha chiamato? Sarà tu mezzo caio, capito? Mamma, andiamo a bre. Linchina. Secondo te, ti dico io. Secondo te, non paghi un busso. Secondo te. Sì. Sono scarpe pulite queste. Oh. Sono scarpe pulite queste. Ma tu, ti pare che sono scelte la massa non fosse. Ma più pulite di questo non vengono! Ma io devo fare piazza pulita di tutta la servitù! E poveri, saciano da giovannate! Ma quanto può fare? Faticate senza musicare, senza dire parolacce! Perché io sento! Federico? Sì? Vieni, vieni. Portami un pochettino di cognac. Un po' di cognac. E dire che si cognac e non maracino che ti sbaglia sempre, capito? Va bene. Grazie. No, com'è bello essere baroncino. Rimane roppo, rimane, te ne vai prima tu e poi se ne va che è stanco. Rimanchi papà e mamma a cadere. Oh, quanto è bello, quanto è profumo. Questo è profumo francese, eh?
Si chiama Chevalier. Signor Baroncino? Un po' di profumo? Grazie. Aspetta, vai a vedere prima se è cognac. Va bene. E cognac? Un momento, è il tempo che mugnotto! Chiedo scusa. E cognac, puoi andare. Grazie. Puoi andare, bravo, ti sei imparato, che non me la dammi la cina, bravo. Avanti, faticato, faticato. Guarda che non sta succedendo nel bosco, sta succedendo. Ma che lo chiappa, loco, ah, ma bello, me. Fate uscire tutto pulito, deve essere una lucidamma. Ma che sono qua, sta molto secca. Vuol dire che lupa da terra. Ma tu hai capito che c'è una parola che se ti si pisse in danno qua? Ma tu hai capito che sono parole? Tu sei una cammarena. Tu c'è una voce che se mi affini sotto a cocca fa. Non ti permettere più. Io voglio suonare. Ma ora io tu e io qua mani. No. E allora state. Cazzo ne tu. Ma tu li sai le argomentazioni della democrazia? Sai che cos'è la democrazia? No. Non la sa? O campanello, non io lo so, non andrò chi. Tu non lo tieni e ti assassini. Allora, adunato. Ti dico che sto chiamando a donata. Adunato di prima. Michele. Avanti, andate via il terzo rimane. Aroia! Ma insomma, aroia piscata, ma va bene! Ah, si sostenia! Ossia, ci ha le dieve a pigliare! Avanti, adunate! In chi? Andate via e terzo rimane! Andate! Quando fai i camerieri da casa mia, a casa del baroncino! Avanti, adunate! Inchine, andate via e il terzo rimane. Ma si fa sapere chi è tu te? Sei tu, o te, sei capitano, tu sei. Signor Baroncino? Andate via. Allora. A così te ne vai. Fai Inchine. Che mai non lo male fine. Abbassa! Va bene, signor Baroncino. Puoi andare. E non dire parolacce anche dietro che ti sento. Quanta volta! Santa carta che ti schiatta, senza faccia! E non ti sorella! Questo domani se ne va, dopo domani se ne vede. Vieni, ti do l'autorizzazione a fare una partita a carte con me, vieni. Ma se scende il barone? Oh, se scende il barone, hai visto? Sono il Baroncino, no? Amante, quando dico una cosa in questa casa, voglio che subito stanno a sentire quello che dico. Va bene. Amante, asse. Posso 1250 lire che hanno? C'ho solo 1200 lire. Vabbè, 50 lire mette a roba. Ah, che già c'è questo. Maronna, quando parli? E quando parli? Siete tu. Faccio carte. L'altra volta. Maronna, ma quando parli sempre. Ma ieri sera avete fatto carte. E pure stasera faccio sempre carte, che lo sai perché? Perché adesso io sono il padrone. Tu sei sotto e il mio padrone è sotto. Ma boh, la cantina non si usa. Va bene. Ma tu, ma guardalo lì. Ha cacciato la foto. Ha cacciato. Ma, dire che se stessa carta la ieri sera. Hanno essere gli stessi. Tale qua. Meno male, pure a me. Dire che mo' mi pare che c'è... Quattro. Esatto, scopo. Mo' mi pare che c'è adesso... Sette. Ah, buccarmi, scopo. Asso. Una tasca. Gaetano. Gaetano, dove sei? Gaetano. Che sto vedendo? Ma
Ma insomma, stavi giocando a carte. No, papà Barone, noi subito abbiamo finito. Cioè... No, veramente non avevamo ancora finito. Ah, no? E poi le 1250 lire sono mie. Ah, perché erano 1250 lire? 1250 lire. Niente di meno, stavate giocando con il denaro. Ma Gaetano, avanti, restituisci le 250. No, 1250. Restituisci le 150 lire. 1250. Ma quanto devi avere? 1250 lire! Dagli le 50 lire! Ma mi sa bene, ma te la 50 lire! Oh, tu gliele devi dare, lui le deve avere, stato per farti e pace, fatti! Piace sempre detto che questa è una famiglia di Mario! Faccio finta di non sentire! Faccio finta di non sentire! No, no, Gaetano, così non andiamo ha bene! Ha detto una parola! No, 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 Gaetano, quello che ho visto e sentito mi è dispiaciuto assai. Niente di meno giocare a carte con un servo. Ha voluto giocare. Con i soldi. Ha detto l'ultimo giorno, poi lo so che me ne vado. No, Gaetano, no, non andiamo bene così. Va bene, papà barone, non lo faccio più. Gaetano, tu sei baroncino. Baroncino, sei sì. Baroncino, ti devi comportare da barone. Domani, domani ci abbiamo il ricevimento. Mia, io ti devo presentare in società. Sì, vieni, vieni un poco qua. Devo essere proprio duro, devo essere... certo, è certo, vieni qua. Sì, 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 papà, siediti, parliamo un poco, noi non ci conosciamo, no, sono 30 anni che non ci conosciamo. Parlami un poco di te, della tua vita. E qua la mia fatta una vita e mezza. Ah, Gaetano, con queste parole. E caccia fa, una vita di munnezza. Povero ragazzo, senza padre e senza madre, povero ragazzo. Dunque, dimmi una cosa, fino a che età sei andato a scuola? Fino a 18 anni. Bene, bravo, sei andato avanti con gli studi. Fatto fino alla terza elementare. Ma come mai? Perché? Perché ormai il professore mi ha pigliato in coppa a lui. Appena voleva meno, due anni, più ne 15. Mamma mia. Questo era tu. E non si faceva capire. Allora, un giorno, un certo siete non so, il caldo è secco. Oltre mai tu vai andare a scuola, meno va chi. E me l'hanno mandato a me. È giusto. Ma poi, hai dovuto ripetere tante volte la stessa cosa. No, non ci sono io di bravi più. Bravo. Mi sono dato ai messieri, sono andato un anno e mozzuno sotto la terra. Mamma mozzuno così. Ma che brutto mestiere. Molta bacca e dirla bene. Insomma, mamma, che porcheria. Non ne parlavamo per una vita e mezza. E poi che altro hai fatto? E poi andavo sempre sotto la stazione le valigie cagagli. E valigie cagagli? Sì, ai stranieri. Che facile. E poi mi devo vendere. Tu le rubavi? Sì, e portavo a cicci l'uomo zagato. Se prima me le avevamo a sé. Che brutta cosa. Ma mi devi niente a fatto. Rubare? Non ne parlavo. Rubare? Ma chi ti ha insegnato a rubare? Sì, io ogni volta con un controllo, lì si mangiava sempre, pochinocci, sfugliatelle. Poi se vanilla, non luccio con l'uomo. Dice, cicci, ma tu come fai? Mangia, vivi, tieni sempre sì con l'uomo. E sta coppa a mano disse una parola, papà Barone, ma ti tengo ancora la pelle, copirlo, copirlo. Quando parlò così, certo così, arroba mio padre. Ah. Ma non io guardai così in faccia perché avevo cazzotto moretta, pesante moretta. Dice, io non tengo padre. A chi dovevo rubare io? Ha ragione, povero ragazzo, lui non aveva padre, non aveva padre, a chi doveva rubare? Vabbè, però tu facevi cosa ben più grave, perché tu rubavi agli stranieri, lui rubava al padre, va bene, ma tu rubavi agli estranei. Sempre rubava al padre quello. Sì, ma rubare al padre non costituisce reato, tanto è vero che la legge non lo punisce nemmeno. A rubare al padre non è un reato? Non, signore. Quando è roba che sta accadendo. Senti Gaetano, facciamo così, noi da questo momento dobbiamo creare un Gaetano nuovo, un Gaetano diverso. Mi da già presentare in società, sì, mi da già portò un circo. Come che lo riempire i ginocchi, gli elefanti? Scimmia. Mamma mia, come mi piacciono a me che stanno. Ma no, circolo è questo. E quale il circolo dei nobili. Ah, lo stanno andando male. Vabbè, lasciamo perdere, Gaetano. Dunque, siccome a te mancano proprio le basi. Tutte cose, a me manca tutte cose. Manca casa, sono state no, costruite. Signore, mancano le basi morali. Dobbiamo incominciare dalle cose più semplici, cose fondamentali. E cominceremo dai 10 comandamenti di Dio. No. Tu conosci i 10 comandamenti di Dio? No. Ecco. Ma come alle scuole elementari, no? Hanno iniziato a farlo la quarta elementare, io me ne sono aiutato a terza. Cosa fa colpa mia? Ma non signore, il catechismo. Ma non signore, la Bibbia, il catechismo. Il catechismo. Per favore! Che? Non parlare a me, catechismo, che a me non mi facciate una calamanna, mi sono una bomba a rete.
Acca mi hanno fatto fare una panza tanto, mi hanno messo da lucesse, dietro sangue! Signore, no. Quello è l'enteroclismo, questo è il catechismo, qual è l'enteroclismo? Gaetano! Un signore! Figlia! Che le va da questo è il catechismo, questa è Bibbia! Bibbia! È Bibbia questo, questi sono i 10 comandamenti di Dio! Ma non è pomba! Non signore! Stammi a sentire, sì. queste Bibbie, queste vanno recitate. Ma le recitate. Che bello. Sento quando sono lì, mi leggo sempre ogni sera. Che bello. Sento così. Sì, sì. Primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio fuori di me. Ma siete voi? Perché da giurista sanno recitare. Che Pietrucci. Bello proprio. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanto è bello. Secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. Sia mai la Madonna. Mazza, cominciamo a buffo, Gaeta. Poi mi fai essere volgare. Ma anche perché? A me. Non nominare il nome di Dio della Madonna in vanità, giù sono tutti da cucina, ogni due e tre, e qua e su. No, vi hanno riportato male quando parlavo della Madonna, lì da cucina. È una Madonna, fa di cognome, amica mia. Gennaro sì, Madonna. Capite? Certo. Vabbè, andiamo avanti. Terzo comandamento. Sì. Ricordati di santificare le feste. Oh, io sempre ci vado alle feste. A dire rotta. Caro cuffone, caparra. Signore. Ci divertiamo tanto. Non, signore, queste sono le feste religiose. Queste sono le feste. E a Romena che si deve andare a messa la domenica, Natale, Santo Stefano, Ammacolata, sì. Pasqua, capito? Le feste religiose. Invece andavo alle feste. E alle feste. A me la festa. È un'altra cosa. Quarto comandamento. Sì. Onore il padre e la madre. Con il padre posso stare pure un'ora e mezzo, due, con la madre manca mezzo. Non signore, onore il padre. Avete detto, stai un'ora vicino al non, padre signora. E un'ora vicino alla madre. Io ho detto onore il padre e la madre, onore ti porto rispetto. Ah, no, un'ora. Non signore. Onore. Rispetto il padre e posso madre. Rispettare solo il padre. Perché? E la madre non l'ho mai conosciuta. Ha ragione, uguaglione, non ha conosciuto l'affetto materno. Niente, per niente. Povera ragazza, povera me. Ah, quinto comandamento, sì. Non uccidere, non ammazzare. Questo qua è un batti che a me mi colpisce sempre. Bella. Sta gente che si uccide per la strada, il sangue che scorre. Che cosa brutta. Quella cosa che si fa, mi ha ammazzato, tutto là. Ma basta, Ancora, uno dice... Tu accirano qua. Ah, ma Gaetano, non mi fa ricordare, fatemi d'ora, che la baronessa sta ancora a chiagnere. Signor barone, a merdoli. No, a merdoli, lei ha fatto male tu, ma lasciamo perdere. Ma quella era un bel errore. Andiamo avanti. Sesto comandamento. Non commettere atti impuri. Settimo comandamento. Ma che significa non commettere atti impuri? Anzi, in biblia sarebbe non fornicare. Settimo comandamento. Ma che significa formicare? Vabbè, di questo ne parleremo. Allora, quello si trova insieme è formica, non sappiamo cosa è. Quale formica? Non fornicare, non formicare, che se è una cosa un po' delicata ne parleremo. Ma io voglio sapere, papà, però. Siamo a parlare di formica, ma l'uomo, se non lo quale formica? Parla di pulito l'uomo. Non fornicare. Fornicare, non commettere atti impuri. Chiudi. Significa non avere rapporti intimi. Che ne sono rapporti intimi? Ma già zittano poco. Ma che non si può parlare? No, rapporti intimi con una donna a cui non sei legata da vincolo di matrimonio. Ma che cos'è l'intimo? Che... Quando tu stai con una donna sì? da solo, rapporti intimi. Ho capito, non mettere le mani nelle zaizze. Basta, hai capito? Non si deve dire, la zaizze va fuori. Va buono. Andiamo avanti. Ma io posso formicare? Che... Perché? Io non sono vincolato da matrimonio. Non signore, non devi avere rapporti intimi con una donna che non sia tua moglie. Ma non è mia moglie, non sono sposato. Ma poi hanno parlato. E secondo te? Sì. O sette dopo? Ad un retto che sta causaccio. E sapete chi lo guida? Il tram per andare alla Durretta? Sì. Gigino Cucci. Ogni volta che mi conto, che tu sai, è Madurè. E chi la me l'ha insolta a me dopo? Gli aggiritti, secondo te, o sette a due porte. Madurè, come la vuoi? No, tram numero sette. O numero sette i comandamenti, il settimo comandamento. Vabbè, ma Pedro, pure voi, il bello e buono, sette aeroporto. Vabbè, hai ragione. Allora, il settimo comandamento dice...
Ne rubare. Però bisogna rubare solo a te. Chi hai te che... Poi, l'uomo con la parola e tu con le corna. Caetani, ha giuritto che rubare al padre non costituisce reato, ma non si deve rubare a nessuno, vabbè, compreso vabbè, il padre. Vabbè. Ottavo. No. Siete voi? No, io sono Ottavio, chi sei Ottavo? Ma non quando ambruoglio là con coppia. Ottavio, chi sei Ottavo comandamento, numero 8. Già sei credente con Ottavio. Niente pro. Allora, ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. Le bucciate, le bucciate. No, bravo, che dici? E guardo nonno quante. Ah, bello, io ogni volta che vengo in questa casa da cuoco, soprattutto, mi sono innamorato. Che baffo, dalle qua la buona. Ma chi? Io che nonno che tenite? Un signore, quale nonno? Eccolo lì, avete detto, guarda il nonno quanto è no, bello. Io è bello. Guardo nonno comandamento, numero 9, non un nonno quanto è bello. Vabbè, però Pedro, pure lui. Vabbè, guardo nonno quanto è bello. Vabbè. Scusate, guardo, il nonno. Guardo nonno comandamento quanto è bello. Il nonno comandamento dice... Non desiderare la donna d'altri. Decimo ed ultimo comandamento, non desiderare la roba d'altri. Ah, ma come non deve desiderare? Ma è niente. Non devi desiderare le cose che non sono tue, Gaetano. Ma si dà anche cose che mi hanno fatto a me di desiderare la roba degli altri. Aveva ragione, chi stai dicendo, uguaglione. Signor Barone? Chi è? E che so? Ammazza scopo, sto qua. Esagerare. Ma che se la mamma là? Zitto, non esagerare. Allora, benichine! Signor Barone, signor Baroncino. Cino. Bene, avanti che c'è? Fuori c'è l'incaricato dell'agenzia Argo. Ah. Se lo sta stufo? Non segno, è un'agenzia. Che faccio, lo faccio entrare? Sì, lo chiamo io, lo ricevo. Lo chiamiamo noi, avanti. Ma lo chiamiamo noi. Papà Barone, una soddisfazione per Natale. Dimmi, Gaetano. È un regalo. A chi se la mamma là? Non signore, o no, ma posso? Quando ma chi sia un maggiordomo? Ma è un maggiordomo, prendiamo un tenente. Senti, Gaetano, adesso papà Barone deve ricevere una persona. Sì. Tu vai nella tua cameretta, ti metti a studiare, a ripassare i 10 comandamenti. Tutti e 10? Che dopo ti interrogo. Tutti e 10. Una presenata? Sì, fanne buon pro. No, perché dobbiamo vedere prima, fate delle formiche. Ho fatto le formiche. Oh, tengo pure le schiacciate. Dopo ti interrogo. Sì. Hai capito? Tutti e 10? Tutti e 10. Io sono i preti, ho detto. Formani, entrate, accomodatevi. Osegui, signor Barone! Osegui, signor Barone! Buongiornissimo! Buongiornissimo! Ti tengo in ottima salute! Grazie a voi! In che senso? È grazie al figlio ritrovato! Non è più lui! E chi è? È nato! È addossato! Caffò! Ah! E come faccia sta buoni? Come faccia? Adesso che vi racconto sicuramente starete meglio! Ma che state dicendo? Quale starete meglio? Ma fatemi capire che cosa è successo! Dunque, mio figlio non è l'ex panettiere. No. L'ex pasticcino. Neanche. Ma può essere mai. Per fortuna vostra, no. Insomma, qua non si tratta né fortuna né sfortuna. E che si tratta? Si tratta che avete fatto una confusione incredibile che non ne avete idea. Ma vedete, signor Barone, lasciatemi spiegare. La nostra agenzia... È una zozza. Ui. Perché? È perché agisce con una leggerezza inqualificabile. Ah, ma mi state facendo pigliacolla. Facitene a meno perché è precisamente così, sormani. Ma quando mai, signor Barone, vedete, signor Barone. Le indagini, quando sono delicate, capita che mi avete messo nei pasticci, va bene? Non vi capisco. Capirete quando vi dirò che l'ex pasticcino, l'ex panettiere o cuoco sta qua in casa mia. E no manna! Quante pigli e no manna! Anche perché, signor Barone, nel cambio avete tutto da guadagnare! Ma vedete che modo di ragionare, nel cambio ne avete da guadagnare! Sorma, uno state parlando come se si trattasse una cravatta! Sono sicuro di quello che dico! Siete sicuro? Sì! Sorma, questa volta siete sicuro che si tratta di mio figlio? Guardate, signor Barone, cioè, sono sicuro. Se sono sicuro. Certo che sono sicuro. Certo che sono sicuro. Per questo, signor Barone, buon sangue non mente. Ma intanto non arrivo a capire questa conclusione. Che cosa è successo? Come mai si è creato questo equivoco? E come mai? E come mai? Perché i pescatori di Pozzuoli... I Manfredi. Bravo, i Manfredi. Ci hanno dato delle imprecise indicazioni riguardo il ragazzo. Sì. E quindi noi siamo corsi dietro a un falso Gaetano Esposito. Esposito. Ma poi con l'agenzia ci siamo riuniti e abbiamo detto, mo, amma scavà. E scavanna, e scavanna. Lo abbiamo trovato. Capito? Bravo. Insomma, sicché questo giovane... Giovane onesto! Bravo! Intelligente! Benissimo! Laborioso! Bene!
fatica, fatica, sì, lavora. Sì. Ah, che fa? Impiegato di concetto. A un ministero? No, presso una nota ditta di trasporti. Ah, ecco qua. Salma, e lui lo sa che io sono il padre. E come no? L'essere vostro figlio lo riempie di gioia. Addosso. Che fa? Già te l'ha chiamato. Signor Barone, l'agenzia Algo non è fallito. Non ha fallito. Vieni fra le mie braccia, figlio mio. Babbo. Chi è? Babbo. Mamma Rogarda. Babbo, devi si vicinisca! No, sto qua, Sarmane! Chi sei un vicini più? Ma chi mai dopo qua? Vieni qua! Girati. Ecco tuo padre! Sono io! Scusa, babbo, sono un po' miope! No, tu non ci vedi proprio, questo Vieni fra le mie braccia, figlio mio! Babbo! Sembrano proprio due gocce d'acqua. Mamma Rogarno. Va bene, signor Barone, a questo punto il mio compito è finito. Non resta nient'altro da fare che andarmene. Grazie. Arrivederci, amico mio. L'agenzia Argo non ha fallito. Non ha fallito. Babbo. Non ha fallito. Babbo. Sto qua, babbo. Babbo. No, sta qua, babbo. Sto qua, babbo. Sto qua. Babbo. Mamma Rogarno, sono ormai. Mi ha scassato un giocattolo! Babbo! Babbo! Distruzione! Babbo! A rotella un buttone! Babbo! Fermatene io! Babbo! Ma come uno consegna un figlio senza libretto di istruzione, senza garanzia! Babbo! Babbo! Mamma mia, guassa! Babbo! A rotella scavata a te! Babbo! 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 Ciao Bottona, bravo, tu ti chiami Gaetano, chi se non mi sente, tu ti chiami Gaetano, conosci i 10 comandamenti di Dio? Come? Sì, conosci i 10 comandamenti di Dio? Scusa babbo, non ci sento tanto bene. No, non ci sente proprio, tu sei surdo e ciecato, figlio mio, mamma Rogarmana. Tu conosci i 10 comandamenti di Dio? Oh, Dio! E come no? Passa, va, Maronna, ma su voi, bravo. Ottavio, hai preso la medicina delle 6? No, sono 2 giorni che non prendo medicina e sta già dice la verità, mi sento benissimo. Io te l'ho sempre detto che eri un malato immaginario. Sì. La tua malattia si chiamava solitudine. Solitudine. Chi è questo giovanotto? È mio figlio. Da tuo figlio? Ma che chi vuoi facendo di darsi da parente? No, è sempre lo stesso. È una storia un po' lunga, complicata, dopo ti spiego. Senti Gaetano, adesso ce ne andremo nella tua cameretta, dove tra i libri potrai studiare e incominciare una nuova vita. Ma è straniero, perché parla così? No, è un po' duro d'orecchio, non ci sente tanto buono, sì. Hai capito Gaetano? Sì, babbo. Qui come rispondo a tempo è precisa, ma ti faccio vedere una cosa. Adesso ce ne andiamo di là, lo accompagniamo con la musica e l'accompagnamento. Guarda quanto è bello. Babbo! Oi, non babbo! Tu, babbo! Guarda. Babbo! Oi, sempre detto. Babbo! Quanto è bello! Babbo! Guarda, babbo! Figlio, babbo! Guarda, babbo! Bello. Babbo! Ah! Otta! Ma tu sei sicuro che chi sei sul sud? A me mi pare un scelto! Non signore! Ci ha giurato male la carica, si è scaricata subito la batteria. Che tu gli hai puccicato nell'orecchio, che io ti voglio emanare
e manananza e mangava e mano per tutte parti. Non ti permettere più di parlare così a mio pedre. E perché? Mi pare che non ne ho vero. Voi una volta mi guardate storto, una volta mi guardate a dritto, una volta mi facete l'occhio a zunnari, baroncì. E oggi capite una cosa, a voi vi piace le femmine. Prenditi poca confidenza. Signori, come si dà diventato un raggio, non so. Ti ho detto, e ti ripete, prenditi poca confidenza. Ma perché che faccio? Faccio detto che mi piace una bella figliola. E perché? Parga non ne ho vero. Parga la tua notte non si è venuta a tozzugliare la porta amici. Ma che si trasa? Io mi volevo fare attaccare un buttona. Oh già, a buttona l'unica a sé. Ma dobbiamo avuto scopatina. Che la calore mi ha regato. Che facciamo? Vogliamo mettere l'orario ai buttoni? Vabbè, che non lo sanno tutto quanto, che voi siete un po' capazzio. Ma che faccia riscere? A me l'uomo non esiste, mi piace. Io quando vengo a mamma che faccia una femmina, si viene riscere. Che saccia? Sì, una notte non buttano ce l'ha già attaccata. Non saccia riscere che no. Ci attacco un butto? Ma ci attacco un butto? Si viene riscere? Non si viene riscere? Ma che siamo a fare a fare a me te? Idea pazziata a me. Signori, e come sta? Di mezzo parolaccio! E la prossima volta non devi dire né mezzo né un quarto! Non devi dire nemmeno un quarto! Esatto! Non devi dire nemmeno! Gaetano, Gaetano! Papà Baroni! Papà Baroni! Mi trovo sempre a fare discussione con la servitù. Basta, Gaetano, basta! Ma Pedro! Pedro, ma come state a prima meno male che di là stavo studiando il patto del formico, no? Il formico? Il formico! Ma quando a un certo punto è trasso da lei mi voleva fare uno schiattare formicare dentro un po' di là. Ha detto vicino a me che quella formica mascola, io faccio la formica, la prendo, ci schiattiamo. Vedi che fiato all'angappo. Silenzio! Io sono il formico maschio. Ma stai zitto anche tu. Io quanta formica. Stai zitto. Maria. Cosa devo sentire? Stai zitto. Senti a Pedro. Che cosa debbano sentire queste orecchie mie? Mi meraviglio di voi. Andate in cucina. Andate via. Di permettere più al formico cosa qua che è il formico, capito? Non basta, se tiene il formico così invece te accanto tu flisce. Gaetano, vieni qua, ti devo parlare. Purtroppo ho un'ingresciosa notizia da darti. Ma lascia quello con l'odore. Signor Barone, non mi riuscite che la baronessa sa piadrato qua? No, signore, qua Lucano. Ma no. Io purtroppo devo dirti che tu non sei mio figlio e sono costretto a rimandarti in cucina con le tue vecchie mansioni di cuoco. Ah, come andate da cucina? Ma cominciamo a andare pigliando qui? Scusate, ma facciamo l'uomo con la parola e poi con le corna. No, ma con la cucina, signor Barone, c'è stanca la faccia tagliata con chi? Chi lo voglia avere cucina per cavrare a mano? Gaetano, purtroppo tu non sei mio figlio e io sono costretto a rimandarti in cucina. Non ti mando via di casa, continuerò a tenerti qua come cuoco. Ma sentite, non è possibile come cuoco. Venga, la faccia tagliata col pezzo, no, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Non c'è né la parola vostra, né la parola mia. Finite, ma siamo come nipote, non la parola mia. Non è bene. Ma che stai dicendo? Lei vi immanato, un signore, Gaetano. Gaetano, tu sei pazzo, non è possibile. Io non posso tenerti in questa casa come figlio quando tu non lo sei. Non ti preoccupare, io mi compenetro nella tua situazione, capisco che sei un povero ragazzo cresciuto senza padre, senza madre. Ma non posso tenerti qua come figlio. Ti terrò come cuoco e anzi facciamo una cosa, per dimostrarti il mio affetto, ti aumenterò la paga settimanale da 150 a 250 lire. O 400 o niente. 300. O 400 oppure da qua da figli non mi muovo. Va bene, 400. Ho 3 giorni di festa alla settimana. Non mi rido, né qui ho già venuto.
Il giovedì ci tengo, fanno festa il cameriere e devo formicare. Ma è tanto, lo vedi come sei? Lo vedi, non ti si può dimostrare affetto, devi la mano con tutto il tuo braccio. Ma non signore Gaetano. Io devo fare un ti terrò zitto, ti terrò qua come cuoco, ti aumenterò la paga settimanale e ti la lascerò libero molto spesso se lo meriterai. Oh, lo meriterò, papà Barona! No, e loro non ne capito. Perché? E non mi puoi chiamare più papà Barona. Questa dolce parola, padre, papà, ti è vietata, tu non sei mio figlio. Però facciamo una cosa, quando restiamo da soli, lontano da orecchie indiscrete, quando non c'è la servitù, non ci sta la baronessa, io ti permetterò di chiamarmi ancora papà se ti farà piacere. A me me lo fotto proprio. Avete chiamato, signor Barone? Sì, Federico. Gaetano ritorna in cucina con le sue vecchie mansioni di cuoco. Riconsegnategli il cappello e la casacca. Subito, signor Barone! Com'è felice, io vedevo. Te l'avevo detto di non esagerare con la signor Barone, è arrivato il giardiniere. Ah, scusa Gaetano, me ne devo andare perché è arrivato il giardiniere, si stanno ammusciando i pedoni. Non vado a ammusciare, non vado. Senti, Gaetano, mi raccomando, continua a seguire i miei consigli, ricorda di 10 comandamenti, fai il bravo, ritorna sulla vecchia via, sulla retta via, mi raccomando Gaetano, fai il bravo, io ti voglio sempre bene, hai capito? Fai il bravo Gaetano. I 10 comandamenti se c'è l'uaso tu fai 3 fumicate, mentre le 9 fustami. Comandate. Io bene, come? No, dicevo comandate. Io bene, tu come vai? Ma comandate. Alzi, ma sei su! Anche ti do mezza giornata libera, vattene in mezza villa, vado a 7 coppa a panchina, a destra zia Maniello, ricchione con Matteo, no? Ma... E sì, cara Maria! Gaetano! Chi stiamo capendo? Chi, questa è la giacchetta, e adesso fila in cucina. Ma bada bene, Gaetano, che se tu hai intenzione di riprendere le tue vecchie abitudini, ti sei proprio sbagliato. Da oggi si cambia musica, dalla cucina non uscirà più niente, avrò tutto chiuso sotto chiave, niente più cognac, niente più carte e niente più sicari. E specialmente, se ti permette, guarda una dopo da chi sei a Tuzzuglia, l'unno c'è sera, vicino a Portasoio, a Torruccioleo e Pescalo. Adesso fila in cucina. Fila in cucina? Tu vuoi infurmicare con me? Ma dai la gente, ma mette la formica questo. Avanti, cammina. Ma da te, ma che facciamo una volta il cuoco, la volta il barone da sacca. Anzi, adesso si può mettere. Addio. Hai capito, Gaetano? Ho capito, babbo. Sta d'accordo? Piano piano. Tu riconosci i 10 comandamenti di Dio? Sì, babbo. E adesso li ripassiamo insieme sul divano. Vieni qua, tutti e 10. Oh no, babbo. Okay. 5 oggi e 5 domani. La vista stanca, vieni a sette dalla casa. Siediti. Gaetano. Piano piano. Babbo. Ma sono 2 metri, guarda piano. Ecco qua. Ecco qua. Signor Barone, chi è? Sono io. Fuori ci sta Niman Fregola, il pescatore di Pozzuoli. Già sono arrivato. Sì, che faccio? Li faccio entrare? Sì, falli entrare, li ricevo qua. Pescatori, potete entrare! Maria! Ma è per morso! Guarda, buongiorno! Buongiorno! Signor Castopesce! A dove? Dopo andare! Ma volete da me? Anche a Gianna! Maria, prendi il pesce e portalo in cucina. Ma tu pesce, pesce! Grazie signora, grazie. Dunque io vi ho mandato a chiamare. No. È un Michele, vai da sapermi che è male. E che è tutto roba e valore qua dentro. Si scassa qualche cosa. Chi? Maronna. Chi so dice a baronessa? Signor, chiamate a chi? Se non mi capisce. Ma dai! Come ti ha già detto prima di partire a casa? A poi ne sai, ma do barone raduca! Madonna, signora del duca! Duca! Te schiatta in da no paese! E ca, te asciungo ti ha!
Capone! Chi lo fa? Capita! Barro! Ma vita creer! Ma la ricoglione quando patria e a mamma razzelli mo facette ne canoce. Vabbè, veniamo a noi, signora. Allora vi stavo dicendo, sì. Io vi ho fatto venire qua. Sì. Dovete guardare quel giovinotto. Ditemi se è lui. Ma cai! Cambo! È difficile. Signora, ma perché è difficile? Però, chi lo creato se ne aiuta in da casa mia. Sì. Che non tenevo manco 4 anni che l'hanno mordito. Ah, piccolino, solamente 4 anni. Capito. Signora, sì. Ma non vi sembra che il bambino che voi avete allattato aveva qualche cosa in comune con questo giovane? Aspetta. Un momento che faccio tramandatore. Adesso tramandatore. Tutto bene. Osservate bene. Tremendiate. È difficile, ma tramandiata buona. Tramandiata. È stata! Barra! Una cusarella che mi ricordo ottima mai. E che ho creato. Teneva i capelli quasi rossi. Rouge. E che significa? Rouge è dolce. Rouge, come colore del pastanaga, ma è... E qua mamma roba, gomma sarice. Come colore da carota. La carota, rossi. Rouge. E voi dite rouge. Ma quello che presenta a me rende cervello e che ho creato Rura dopo paccone d'est teneva una voglia e cote di cotica e cote sulla natica dopo destra dopo paccone d'est una voglia di cotica ho capito, va bene. Signora, ecco qua. Io vi ringrazio del chilo di pesce che mi era fresco, però era fresco. Era fresco. Per il tempo. Torpo, muovo, dai, dai. Grazie. Mamma mia, Maria. Dite, signor Barone. Dove l'hai messo il pesce? Chi l'ha buzzato? Sarinda qua lo fosse, l'hanno piscato. Voi c'è da lì, s'hanno pigliato. No, ragazzo mio, no. E tu già stai inguaiato, leggi troppo vicino, più lontano. E poi basta, che ti stai stancando, basta. Oh, ho finito, babbo. Bravo, hai studiato i 10 comandamenti di Dio. 5 oggi e 5 domani. Gaetano, sentimi. Sì. Io ti ho osservato molto bene e mi sono accorto che tu qua sulla guancia hai un neo bello grosso. T'hanisso qualche altro neo, qualche altra macchia voglia da qualche altra parte del tuo corpo? No. Questo, babbo, è unico. Solo questo tieni? Solo questo e basta. E battendo in da cammarato. Vieni in cameretta. Gaetano, fermati. Gaetano, vieni qua. Che c'è? Devo parlare di tipo. Che c'è? Vieni qua, stammi bene a sentire. Dite. Io mentre stavo in cucina ti ho osservato mi sono accorto che tu di salute non stai bene. A quando?
I schiatte saluto, ma lasciate di schiatte. No, Gaetano, no, me lo vuoi insegnare a me, io capisco che è malattia, tu non stai bene, tu sei anemico. Mi è capito, è assassino di sangue buono. Sei anemico, Gaetano. Ma non è... Avete chiamato? Sì, ho chiamato, portatemi l'occorrente per un'ipotermica. Subito, signor barone. Tu sei, non stai buono, tu c'hai giallo nella sclerotica. Ma davanti con questo giallo, mi dà scagliola, sangue buono. Signor Guascagliola, sei oligoemico, Gaetano. Io sto bene. Fatti spiegare. Dunque, nelle nostre vene scorre il sangue, dentro al sangue ci stanno i globuli rossi. Azione, le 10 comandamenti, me ne fotte a me! Io sono cuoco, non sono più baroncino! Ma io ti devo spiegare, Gaetano, tu non stai buono, bravo, grazie, Gaetano. No, di salute non stai bene, Gaetano. Sto bene! Non signore, ti ricordi che cosa ti ho detto? Come dire? Che ti ricordi che mi continuavo a occupare di te anche se non sei mio figlio? Avrò cura di te, ti vorrò bene come se lo fossi, te lo ricordo. Grazie, ma sono buono, schiatta e salute. Non signore, non stai bene, la salute innanzitutto, vi dà già cura all'anemia. Ma dobbiamo guarda me, l'anemia, Gaetano, fermati, vieni qua, io devo occuparmi di te. Caramba, e la tua saluta, stai fermo. Devo andare in cucina! Dai, ferma! Ma che è? Gaetano! Abbassati i pantaloni! Perché? Ha già fatto una serenata! Vieni qua! Ma non lo faccio fare! Gaetano, non mi fa correre! È un attimo! Ma non correre, sono buono, lasciatemi stare! No, tu stai bene! Mi schiaccia i saluti! Un giallo ridà sclerotico! Mi tengo un russo per tutte parti! No, mi fa perdere tempo, fatta pazzi! Vieni! Ma per favore, non lo finite! Non lo finite, per favore! Non mi fa venire la sangue, ma non c'è un tasca! Non fare le pizze, non fare le pizze! Ma fare le pizze, ce l'hai puffetta! No, signore, non fare i capricci! Ti dà già passare! Ma non lo so, quello si sta guagliando! Madonna mia! Si sta guagliando! Quando fare le pizze! Ma fa correre! Guarda a me! C'è il lingui, ma non c'è sta! Ti sono buono! Ti scatti saluto! È un momento! Ma vuole un momento! È un ago che penetra nelle tue carni, non ti faccia sentire niente! Fatto passare! Senti! Mi va a stare fermo, per favore! Mi già faccio chiudere! Io non posso correre, salta sì! Non corri! Ho capito! Userò con te lo stesso sistema che usava con me mio padre, va bene? Il nostro padre che sistema usa? Se ti farai fare l'iniezione, ti regalerò 10 lire! Ma neanche per 1000 lire! Vuoi vedere che per 100 lire te la fai fare? Se mi danno 500 lire me la faccio! Va bene! Va bene! 500 lire! Abbassati i pantaloni! E 500 lire! Ok, non ti fidi di me! Ma come è già fidato? Come si dice una cosa, ma se ne pensa no! Vabbè, esco qua, aspetta, eccole qua, 500 lire, mi metti sotto il campanile, va bene? Stanno qua. Però adesso, Gaetano! Col pizzico e senza pizzico. No, ma lo pizzico, quando vi andiamo nel pazzo. No. Ma come le fanno le serie? Oh, no, una zappa! No. Oh, no, mi appare caduto! No! Santa! Abbassati, vandaloni! Sì, però gli anni, che brutta faccia, momento! Momento! Ma come hanno Sta guagliando, guarda! Mamma mia, come vuoi presso! Sulla necca la destra, che neanche una voglia di godere! Un pochettino, piano! Sulla necca la destra, che neanche una voglia di godere! C'è di cane, prima non spuzzare l'acqua, coppa la necca! Sulla natica destra, hai una voglia... Buona! Ho capito! Sulla parte destra del sederino hai una voglia di cotica! È come grossa! E per forza, non mi ha detto la mangia, invece non mi ha mangiato, mi è sciuto qua! Finalmente!
Non c'è bisogno dell'iniezione. Non c'è bisogno, perché adesso, finalmente, posso dirti, vieni, vieni fra le mie braccia, figlio mio! Cominciamo a andare avanti, figlio, non figlio, non passano 4 ore per mandare a volo, non va, Gaetano! No, Gaetano, non ti preoccupare, perché la prova raggiunta è quella definitiva! Oh. Avete chiamato, figlio? Vai da mo, non ti preoccupare, da mo! Gaetano, sì? Restituisci la giacca e il cappello a Federico. E voi, Federico, date gli antichi abiti a mio figlio. Un momento, papà Barone, perché chissà prima mi ha trattato una cosa, e se che l'ho! Federico! Sì, signor. Chiedi chi sia un papino, vuoi? Federico! Sì, signor Baroncino. Chiedi che sia giacca e portami subito la giacca del Baroncino! Subito, signor Baroncino! Non esagerare! Chi se sono dai a capire? Non esagerare, non sono dai, stai fermo, fai la persona per bene, adesso sei di nuovo Baroncino, mi raccomando! Peppino! Sì? Dove sta l'altro Gaetano? Gaetano, l'altro? E sta in cameretta sua a studiare. A studiare, sì. Ancora. Ah già, hai ragione. Scusa, non l'hai scordato. Questi sono amici. No, questi sono amici. Ma questi sono amici, che sono voi? Ma gente, sarebbero state le due se ti fossi fatto fare l'iniezione. E l'iniezione non me l'hai fatto uno. Ma già un cazzo, sta sempre che parla a noi già. Ma poi giocati, questo è il mio primo regalo da padre. Fanne buon pro, non degli aiuto a carte, capito? Ma devo andare da quell'altro. Guardate. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Sa come la prenderà questo povero ragazzo, che può fare, tiene solo il nero, se teneva un'altra macchina, ma purtroppo... Assaggiami solo il braccio, portaggiami solo... Spatica a te, vieni a mandare la mano a sistemare, facciamo il tuo ambrezzo. Ma che sta venendo con me lì? Bene, si mi sente. Ti muova, non ti muova, dammi una mano a pulizzare. No, no, mi vuoi non fare una strage femminile? Ma tu vuoi fare un tumore? Hai capito o non hai capito? Adoniano! La vuoi finita? Ma che è? Finiscila! Quanto dico finiscila? Già senti il parlatorio come le canto, no? Mi senti il parlatorio come le canto? Oh no? Lo sento! Finiscila! Me l'hai detto una volta, me l'hai detto tu, ma sei proprio vasciaiolo! No, dicevo si prima una mano a pulizzare. Tattenti! La mano, non tenti quello che dico, no? Cambiato voce. Ah! Non la metti la coscia. La coscia in baroncino. E tanto! Ecco servito. Tienilo. Maria! Ma nessuno l'ha avvisata! Scusate tanto, ma Maria non era ancora stata informata che voi siete ritornato baroncino. Tieni mento! Aiazza! La sinistra aiazza! Avascia, aiazza! Avascia a metà, ma vi do una maniera le toschette! Ma che cosa dobbiamo fare? Metti a metà, no? Ecco! Avascia! Sta di qua! Ti sposti! Signor Baroncino! Ti sposti! Che faccio che si può mettere nella sacca, sarà? Che avremmo una giacca, se no? No! Forza! Facciamo un giochino, Baroncino! Un giochino con me! Metti dentro! Ma non ci va! Esatto, il braccino, ecco qua. Adesso sentite, ho avvisato tutti, anche nel quartiere, nel vino, eppure ci luccio una seconda. Dite che sono diventato Baroncino. Va bene, signor Baroncino. Andate! Pure ne? Si è diventata una dama del Baroncino. Ma ti consiglio, coppa le cuoche, non è ta. Chi le ho barone che se va spassare i spalli tu? E a di 3 giorni ti mandano una dama 30 cucina. E ho vero che uno è servitore. Ma c'è sempre un limite allo scherzo.
La dignità è sempre dignità. Ma è certo. Figlio la mia, lo farsi proprio come un signore a parola. Ma che zitto! Tatti zitto! Hai capito? Capito! Tatti zitto! E anche tu! Hai capito o no? Messera! Non vi offendete? No. Metalino, vai! Hai capito? Silenzio! Stilo in Marius! Voi siete parte delle mariature! Voi due siete mariusi! Mi mettono il pollice nell'orecchio! Uno a qua e una da là! E poi non sento più! Con due pollici! No, come lo manderà là? Mio padre? Sì. Io un uomo di chiesa, io una persona per bene. E queste cose non le fa. Non ne fa. Non ne fa. Non ne fa. Ah, ma pare che è la prima volta che i signori si spassano con le spalle nei patio. E casa mia, in casa mia, stai attento che a te quello sto venendo ti caccio. Guarda, ti sono cazzo! E capito, sono cazzo! Oh, sono cazzo! Sì, ma le cazzo! Quando mi piace una cazzo! Baroncino! Sì. Ci vuole l'ordine al barone che ci fa caccia! Abraccio! Ci vuole l'ordine al barone che ce ne fa caccia! Sì, no! Ci vuole l'ordine al mio capitano! Picchio! E capitano! È stato attento che non faccia tutto il coppia di l'ore vecchia! E là si sta pisco, perché là dopo ci sono stato! Io in Mariuzza, mio padre, ma come si permette, mio padre, mia madre, un uomo per bene, domani non ho da così, domani non ho da fare a bollare un lato, vino un lato, che figura si fa fare, ma che se ne fotte un là? Io tengo un padre, e così, ecco fatto, mi mettono la munnuzzaglia nell'orecchio che io con certe devo pensare se ah, ce vuole. Ma vabbè, con questo pensiero niente che tengo qua nella sbraccinatura della vecchia. Ma dico io, no? Allora vai, ma mettono il pensiero che ci posso pensare sti lui cammare. Ma c'è me! Se non vuoi mai da questa casa, capì? Te ne caccio! A te che l'ombo che è! E ti faccio presi non lo faccio, ando per una legna! Adesso ci stai a baroncino, sto io, mio Pedro e mio me! E ti faccio presi! Non so che storia! Mi mettono la bolla su di andare! Mamma mia, le voglio, ma sono cappellare, non ti dovrei neanche parlare! Io non impressione mente che mi dà adesso, mi ha messo una trombolizza in volta per questo. Te lo mando perché io vado mai non metto a volo dall'acqua e non andare in casa. Ma te vado a volo dall'acqua a me. E te fai pur fretta. E pur petto e facevo quando ci stavo male, capito? Mentore è morto! E mandiamo su l'arma! Eccoci da me! Ma già mi sono paroncini, tengo una responsabilità ancora! E c'è io lo circolo! Ma c'è parlato 5-6 persone, tutto quanto insieme, che la... Mo spassi in spalla da qui. Vieni là come lo fa per sì. Ha visto a polluzione l'ha visto. Mi dice una cosa, poi non dice un'altra. E dice, ma no, non andava a cucinare. Andava in certo punto mio. E ti ha polluzione l'acqua, non è tutto. Ma tu prega che se te ne ragione.
ma tu vorrei che qua non passi un quarto d'ora e mi mandano una bollola l'acqua una da 30 anni. Ma sai che faccio? Mi fotto quello che mi ha già fatto e mi non vado proprio a indossare. E me ne va a rindare la paranza e dice non so pezzo d'aria. Il maito la dice, ma vieni dentro, ma che fai là con dopo? E me ne va, passiamo di cocco con una macchia accoccata a parte. Quando chi ne macchia la gente? Io mi tengo un po' che la gente anche noi. Allora vieni tu, me ne va a dire, che faccio? Ho fatto tutto con la porta a me. Poi andiamo a cacciare la rassipata quando era fuoco, che era una soprammana. Ecco, noi, ecco, fa il troppo d'argento, chi si mangiano con l'argento? C'hanno l'argento in bocca. Ecco, noi, le toccatine, mi dai da... Di argento, sapevo già che era argento. Andiamoci. Allora, mi si cazzo in ammanino. Andiamoci. Ma poi mi pigli coccata cosa, mo c'ha già scritto nella lettera, mo! Mo facciamo la notte di Natale! Fino alla terza elementare, mo si sapeva scrivere, mi sciogliavo qua un coppo, mo manino! Invece me ne ha mannato, me ne ha mannato un coppo all'occhio! L'unica cosa che mi ha detto, quando dovete scrivere qualche lettera, ha cominciato coca! Ha cominciato coca! La parola ha preso di sciogliere, me l'ha ri! Ma roppo qua che bello! E me ne so chi vuoi! Nessuno me l'ha voluto dire! E mo comincio con qua! Ca! Ca! Ma mo ci ho cominciato già sto suonando tutto quanto! Ca! Ca! Carro, oh, un aereo, un arretto, carro, genitore, caro genitore, il pe, genitore, barro, caro genitore, barro, una, due, barrona, barro. Quando era di 60 anni. Barrone. Sic che si con me sapeva bene. Un giorno che mi stava imparando me ne mandai a andare a scuola di polizia. Siccome che in questa unica cosa che mi ha imparato lui, questa è certo che ha acceso, raccomando, questa. A tanti anni storici che mi ha imparato solo che questa si scrive che ha acceso. Questa cassa, questa casa, cessa, questa casa cessa, un galetto da chi sta lontana cessa e casa, questa casa cessa. Non è possibile. Questa casa c'è sempre! C'è
Esposito Gaetano. Una duda. Questa è roba che mi ha già fatto, ma aspetta, c'è il cillone, si è dato, ma che andava, no, non ha fatto. Se mi avessimo perso una boccata, no, o no, mi lascio ciò stacchi, ma quante cazzi e campanile che ci sono. Aspa, è stato sempre lo suono mio quando vengo a capire, che si incontra la femminella, capo. O sa chiaro, sa ciampilastro. Sa te buono, ma fa parole. Signor Barone, allora io me ne vado. Spero che vogliate portare di me un buon ricordo. Ma sicuramente, amico mio, sicuramente. Io ti lascio un salutato alla signora baronessa. Bravo. E qua un saluto voi. Grazie. E ti supposcurità. Gentilezze che mi avete usato in questi giorni. Avevo trovato una famiglia e subito l'ho perduta. Che vuoi fare? Che vuoi fare, ragazza mia? Tu c'hai solo il nero. Se tenevi qualch'altra maglia, qualch'altra parte. No, questo è basta. Solo questo. Questo basta. E te ne devi andare. E me ne vado. Vai, va. Tornare alla mia vecchia vita. Vai, va. Stavo bene in questa casa. Lasciamo, che vuoi fare? Arrivederci, pa. Brone. Sono andati tutti e due a Spasia. Anche l'altro. Anche l'altro. Che sciocchezza. Che pazzia. Voler ritrovare un figlio 30 anni dopo. E i figli a 30 anni si perdono quando uno se l'è cresciuto. Figuriamoci quando se l'hanno cresciuto l'altro. E non basta, vedi, che nelle sue vene scorre il tuo sangue. Per essere veramente figlio tuo, lo devi aver allevato da quando era piccolino così. Cresciuto giorno per giorno, modellato come uno scultore, magari con i tuoi difetti, ma no con i difetti dell'altro. Senti, sì. Senti questa lettera. Caro genitore barone, siccome che in questa casa c'è sempre il pericolo che uno, mentre è barone, deve tornare cuoco un'altra volta, così mi perdonate se me ne vado da questa casa. Di cui mi ricordo anche il vostro comandamento, che al padre si può rubare. Anzi, vi faccio osservare che io come figlio snaturato avrebbe anche potuto rubarvi tutto e lasciarvi in mezzo ad una strada, perché tanto la legge non punisce il figlio. Ma io queste cose
non le faccio. Vuole dire che se mi ritornerà l'amore di figlio, verrò ancora nella vostra casa, di cui nella quale mi scociavo di stare come cuoca, figuriamoci come barona. Questa me l'hanno anche fatto capire Ceretiello Nasecane e Peppe Sgueglia, condicendo che io debbo tornare nella paranza, di cui salutatemi la baronessa e ci condicete che il cano non l'ho ammazzato io. Vostro figlio snaturato e cuoco, Esposito Gaetano. Andiamo a farcela da voi. Allora, mi dava che non fuori posto, Napoli di spussare, Napoli di fare. No, no, se dovete andare, andate. Devo dire soltanto alcune notizie per la programmazione. Ah, Allora, volevo dire. Grande quanto biglietti, caro mio. Allora, volevo dire che una cosa che a noi fa piacere, non so pure a voi, però siccome che siete di Caserta e fate parte pure molti di questo quartiere. Riprendi, noi che facciamo parte della Campania. Ma mi fa piacere che molti vengano da Cancello Scalo. Cancello Scalo, bene. Arnone. Ah, pure Cancello Scalo. C'è anche Scalo. Cancello Arnone. Comunque mi fa piacere perché noi siamo internazionali. Caivano, cose, Cancello. Campo voglio basso. Dire, ci arrangiamo a queste lì. Però io volevo dire, a parte no, io conosco bene la signora che ha detto di Cancello, perché viene a vederci da anni, con il marito e con il gruppo. E li ringrazio infinitamente di questa sorta. Però volevo dire questo, che noi come compagnia
fa piacere dirvi questo, spero tanto che faccia piacere pure a voi. Siccome che noi siamo qua da anni, una specie di critica che voglio fare, non a Caserta, non i casertani, ma colui magari che ha da scrivere le parole in coppa a un piezzo del giornale, oppure nella televisione locale, invece di magari una piccola sciacquetta che fa cabaret magari da Napoli ai di quartieri, no, e stanno subito il giornale duolo, noi facciamo teatro da tanti anni. Voi dovete pensare che questo spettacolo sono quasi 7 repliche che facciamo. E ringraziando a voi che poi fate da portavoce, e lo fate perché ovviamente lo spettacolo è discreto, può andare, riusciamo a fare 7 repliche, una compagnia professionale, amatoriale, magari come dicono loro, e nessuno a casetta dice, sentite, ma come vengono tutti, sono venute 1500, 2000 persone a Vavare, io, non sono fottene proprio, sono... no, no, lo voglio dire, fatemi dire, nessuno dice. Poi l'altro giorno che è successo? Siccome che Caserta, la televisione, non ha parlato, i giornali molto probabilmente non dicono niente, Rai 3, signori, TGR. Rai 3, TG regionale, ha detto che al Teatro Izzo di Caserta, la compagnia stabile del teatro, con la regia di Ernesto Cunto, i casi sono due al Teatro Izzo alle ore 21 e cose di questo tipo. Hai visto? Io poi ho mandato per far sapere che noi siamo stati nominati per Rai 3, aggiunto allora un momento, l'ho chiamato perché oltre a nominare voi dovete pure nominare, quindi ho detto che ci sta pure il signor Della Rocca. Ci fate il nome di tutto qua. Il nome di tutto qua. Non si può andare alla televisione. Invece fa una giornata. Perdere tempo a dire le cose giuste. Lo spettacolo si va a breve. Ah, signore, oh, signore, con tutto qua. Va bene, quindi questo volevo dire. Grazie. Stefania Bisco, Mimma Coppa, Claudio Nacca, Carmen Di Mauro, Daniele Maraniello, Firenze Su Maria, Amedeo Mattiello, Ernesto Punto. Volevo nominare il direttore di scena Andrea De Lucia, le grandi hostess Alessandro e Tommy, direttore di sala Lino Piscopo, alle luci Pasquale, Gennaro Ferrara per le luci, mia moglie Laura Bertazzi che senza di lei non possiamo fare niente. E che altro dico? Vi volevo dire soltanto che il 26 dicembre in questo teatro ci sta la compagnia di Enzo Varone che farà il medico dei pazzi. È bello, bello spettacolo, se volete venire ci sta nel, come li chiamate voi noi? Link del teatro, come? Link del teatro Izzo. La pagina del teatro Izzo. E c'è scritto che ci sta questo spettacolo e poi da lì potete immaginare dove chiamare e come prenotarvi. Noi invece ci saremo il 29 ancora, che ci stanno ancora alcuni posti da poter vendere, mentre il 30, mi dispiace, è già tutto pieno. Quindi se casomai vi fate da portavoce se lo spettacolo è piaciuto, lo dite agli altri. Se non vi è piaciuto, fatemi un cattivo. No, lo dico, perché altrimenti la cosa... Va bene? Ah, un momento! Un momento! Adesso dobbiamo... 65. Allora, lo sponsor nostro da anni che ci porta sempre sotto al braccio è il signor Pieretti Walter, pasticceria, rossicceria.
gelaterie, cioccolateria è una delle pasticcerie, caffetterie, cappuccinerie, sono veramente bravo. Se casomai andate, mi raccomando, dite che siete venuti a vedere lo spettacolo, che c'è un risparmio a una parte, poi una volta pagate in più per tenere in vita il teatro. Ma è bello, è bello. Non è vero. Signori, io vi voglio augurare il buon Natale. Il prossimo spettacolo nostro sarà, questo è un patto che è il titolo, io non ci credo tanto, però il titolo recita così: a che servono questi quattrini? Amore, ti è piaciuto lo spettacolo? Quando sei bene. Va bene. Signori, a questo punto buon ce ne andiamo. Buon Natale, felice anno nuovo e sperando che il prossimo anno sia migliore di questo. Grazie. Vai, vai, vai. Oggi...